Loro ce l'hanno le prove. Se ci sono prove che voi avete fatto vedere, sì, possiamo credere. Senza non c'è la prova. Non è che noi non sappiamo tutte queste cose, non è successo. E poi la nostra consorella che è trasferita, Leila, causa della malattia della sua mamma. E finiscono queste chiacchiere. Non è giusto, giustamente. Si spoglia e poi fa quello che vuole. Questi tempi mi sa che sta accadendo di tutto. Mettere lingue sugli altri è facile, perciò prima bisogna vedere la situazione com'è, se è vero oppure no. Per me è impossibile. Bisogna tutelare anche il loro stato d'animo. A Ispica, in Sicilia, in provincia di Ragusa, si è appreso che una suora ha scoperto in ospedale di aspettare un bambino. La suora, originaria del Madagascar, fungeva da madre superiora, ha lasciato l'istituto ed è tornata nel suo paese d'origine. Loro dicono, Ispica, ho sentito anche queste chiacchiere che Albonia mi ha detto. La nostra consorella che è trasferita, Leila, causa della malattia della sua mamma. Loro ce l'hanno le prove. Senza la prova, come fa a accusare una suora che... Ma non è questo caso, non è successo nella nostra comunità. Se mi fanno la prova, allora con loro sì, possiamo rispondere. Se non c'è una prova, se le chiacchiere delle leggende, non ho bisogno di noi che rispondere a tutte queste cose, perché siamo tranquilli dentro la nostra struttura. Io credo, Signore, quindi ho lasciato tutto quello che succedono, ascoltano con loro, ho lasciato il Signore, intanto Lui sicuramente si farà quello che Lui vuole. Può darsi sarebbe la prova per crescere nella nostra vita, siamo qui. Nel frattempo è stata disposta un'ispezione negli ospedali e nelle aziende sanitarie siciliane interessate per trovare i responsabili della fuga di notizie sul caso delle due suore in stato di gravidanza nel messinese ragusano. Non è giusto, si spoglia e poi fa quello che vuole. Questi tempi mi sa che sta accadendo di tutto. Le auguro che vada tutto bene per lei. Comunque è stato uno scandalo ed è uno scandalo perché queste cose non si sentivano. Forse magari succedevano anche prima. Ora si vede al pubblico, prima si nascondevano queste cose. Cose che succedono. Ulia non c'è nessun affare, però più che porta al mondo questa bimba è normale, fare una brava mamma. È giusto così. Non voglio dare giudizi perché non conoscendo i fatti realmente, uno è meglio che si astiene da giudicare. Ne prende atto e basta. Ormai se c'è la creatura nasce e basta. Cioè. Ma è meglio che si aprano, cioè, meglio di farlo cioè, così, di nascosto. È opportuno che ormai, del resto, queste si sono sapute. Non sappiamo cosa c'è stato anche dietro tutta questa situazione. Vada tutelata la privacy del soggetto interessato, perché bisogna tutelare anche le persone che sono... Poi le chiamate in causa da questa vicenda sulla quale non esprimo nessun giudizio e quindi bisogna tutelare anche il loro stato d'animo. Per me è tutto un'invenzione, non esiste niente, non esiste, è tutta un'invenzione. Non è vero. Io non ci credo su questa cosa propria, perché è una cosa che non è impossibile secondo me. Certo, come può essere? Lo sai che hai fatto, siccome il paese è quello che è, a mettere lingue sugli altri è facile, perciò prima bisogna vedere la situazione com'è, se è vero oppure no. Per me è impossibile, non ci credo io. Ok, se non ci credo, signora. Ah, questo io non posso. Non ti so. Okay. Non ti so dire.